Spacchettinetti, bentornati in un nuovissimo video spacchettamento. Mi è arrivato un pacchetto creativo di una collaborazione con una ragazza dolcissima che mi ha contattato chiedendomi se mi poteva inviare un po' dei suoi materiali creativi, che le mani magiche di Maya. Io spero che all'interno ci sia anche un bigliettino da visita in modo da farvelo vedere, ma comunque trovate il link del suo Etsy shop qui sotto nell'info box. E insomma, mi ha contattato dicendomi che voleva mandarmi questo pacco e io sono stata felicissima ovviamente di accettare, e lo spacchettiamo insieme. Mi è appena stato consegnato col postino e lo spacchettiamo insieme. Una cosa che volevo dirvi è che molti di voi stanno ancora aspettando di vedere lo spacchettamento di alcuni regali che mi sono arrivati davvero tanti mesi fa. C'è stato un problema con quei video perché sono usciti fuori in un formato strano che il computer non mi edita. Ovvero, nel momento in cui vado a fare l'editing di questi video, che se non mi sbaglio sono due, in cui ci sono due pacchi regalo e uno in cui ce n'è un altro, me li fa uscire tutti bloccati, cioè vanno tutti a scatti, e ovviamente non posso caricare un video del genere perché comunque non mi piace che si veda così e cioè, fidatevi, non piacerebbe neanche a voi. E insomma, vengono fuori così. Mi sto facendo aiutare sull'editing di questi video per cercare di recuperarli al meglio, perché altrimenti non so come recuperare quei video. Quindi li vedrete, vi prometto che li vedrete, spero entro la fine dell'anno almeno, perché forse ho trovato il metodo per riuscire a recuperarli. Ma se ancora appunto non avete visto lo spacchettamento dei regali che mi avete mandato, non vi preoccupate, non mi sono dimenticata di voi. I video ci sono nel computer, ma non posso ancora caricarli. Poi, filmandoli con l'iPhone, sono in un formato che devo comunque modificare in MP4 per poterli caricare su YouTube, e nel momento in cui li modifico quei video vanno a scatti, e quindi è un po' un problema, ma appena risolvo vedrete il vostro video, non vi preoccupate. A costo di filmare un video dal monitor che filma, dal monitor che manda avanti il video, cioè non so se avete capito, ma ve lo farò vedere, tranquilli. Comunque, tra l'altro Maya mi ha messo tantissime di queste cosine attaccate al pacco che sono carinissime. Comunque adesso lo apro e scopriamo insieme cosa c'è all'interno. Oddio, aspettate, ci sono veramente un milione di cose. Maya, ma tu sei pazza. Qui c'è anche il bigliettino, perfetto. Vi faccio vedere prima questo e poi spacchettiamo tutto. Questo è il bigliettino, le mani magiche di Maya. La trovate su Instagram e su Facebook e anche su Etsy. Ecco qua, c'è anche il numero di telefono se volete contattarlo. E vi faccio vedere tutto quanto da leggere in privato. Ok, questo me la leggo poi io da sola, va bene. Allora, prima cosa che esco, oddio, che cosa è questo? Oh, che carina! Oh mio Dio, è carinissima! Credo che sia uno di quei portafoto e c'è anche una griscia vicino, e praticamente qui poi va attaccata la foto sopra questo cosino qui, ed è bellissimo. Forse sì, si è staccata dal centro. Se si è staccata, sì, la rincollo io. Allora, poi anche qui c'è una tua creazione gigantesca, tra l'altro. Vediamo, la apro subito. Credo sia una specie di quadretto in resina fatto anche da acchiappasogni, perché vedo tutti questi ciondolini da sotto. Oddio, è bellissimo! Guardate questa farfalla! È bellissimo, è davvero bellissimo. Maya, complimenti, è bellissimo. Questo lo appenderò davanti al mio angolo creativo, perché cioè è fantastico, è troppo troppo bello davvero. Poi ci sono ovviamente altri milioni di cose. Qui c'è una collanina, vediamo, apriamo anche questa se ci riesco. Tra l'altro grazie per tutte queste mega bustine, perché ho impacchettato tutto alla perfezione. Oh, ce ne sono due di collanine, oddio che bello. C'è questa qui con la catenina argento e questo gattino tutto sbrilluccicoso. Bellissimo, bellissimo davvero. Quindi c'è questo qui, tranquilla che io queste cose le uso. E poi, oh mio Dio, quanto è bello questo. Forse per di qua. È un mini cerbiatto con dentro anche un diamantino con catenina oro. Com'è minuziosa questa catenina, è bellissima. Davvero davvero bellissimo anche questo. Grazie Maya, grazie di cuore. Poi ci sono alcune creazioni in resina. Dun dun dun. Allora, oh che carino questo. C'è un piccolo ananas, metti a fuoco. Poi c'è un pinguino, è bellissimo. Poi c'è un bel cagnolone.
Tra l'altro sembra un Labrador, quindi il mio cane, dovrei farmelo nero come il mio cane questo. Poi c'è questo fiocco che sembra fatto tipo in maglia. Poi c'è questa bellissima trasparente con i fiori inglobati dentro. E poi c'è questa decorazione, anche questa bellissima, semitrasparente, sbrilluccicosa. Sbrilluccicosa? Ok, va bene. Sempre termini nuovi. Non ci sono sempre. Poi qui c'è una mega bustina di varie perle grandi che non apro adesso perché altrimenti le perdo tutte. Io ho bisogno di sistemarle per bene. Ma guardate, ce ne sono alcune fatte tipo quarzo, bellissime. Sono davvero, davvero bellissime queste. Grazie, Maya. Poi c'è questo mega set di glitter vari. Oddio, che belli! Guardate, ci sono questi, le stelline multicolor. Queste come sono belle, queste per una Elsa, oddio che belli! Qui ce ne sono altri, poi glitter normali, stelline, altri glitter normali, oddio ti giuro, grazie, sono bellissime, queste li userò sicuramente anche nelle mie creazioni in retina. Poi c'è questo piccolo kit. Credo che siano delle farfalline adesive per anche le creazioni in resina. Guardate che carine, oddio che belle, sono bellissime. Questa è bellissima, questa anche è bellissima, questa qui anche, e questa qui sono fantastiche, davvero davvero bellissime, grazie, grazie di cuore. Poi vediamo, qui c'è una scatolina. Oddio, che carina, ma anche la scatolina è bellissima. Aspettate che provo ad aprirla perché c'è questo bellissimo scotch che tra l'altro non vorrei togliere e rompere, ma è troppo bello. Lo mettiamo qui sopra. È una mini scatolina con dentro tutti i fiori secchi che penso abbia fatto essiccare proprio lei. Guardate questi petali. E sotto ci sono tanti fiorellini secchi da poter inglobare nella resina. E Maya, non hai idea di quanto io ami questo tuo regalo, questo tuo pensiero, perché era una vita che volevo realizzarmi delle basi cameo con i fiori secchi dentro per farci delle fatine tutte floreali. Non ho mai potuto perché non so come seccare i fiori, insomma, un po' di cose. È un bellissimo regalo, veramente. Grazie, grazie di cuore. Guardate qui quanto sono belli. Ce ne sono di vari colori e vari tipi. Grazie, Maya, grazie, grazie tantissimo perché non vedo l'ora di utilizzarli. Quindi se avete bisogno di fiori secchi per le vostre creazioni a resina, le trovate da Maya, che è una cosa molto molto buona. Poi ci sono, oh mio Dio, che belle queste! Ci sono queste perline fatte in conchiglia con questi colori cangianti bellissimi. Veramente, veramente bellissimi. Qui Maya praticamente ha capito benissimo quello che mi piace perché mi ha mandato solo cose che sa che io uso. Poi c'è questo mix di questi strass paillette, bellissime multicolor. Poi sono dei barattoli di glitter. C'è questo barattolo qui che non riesco a capire se è tipo un foglio di angelina intero. Aspettate che lo apriamo per capirlo. Sì, è un foglio. Vediamo. Oddio. Oddio, guardate che bello! È tipo, non voglio uscirlo tutto adesso, ma è tipo un foglio di angelina fatto con questo effetto. Oddio, qua si possono creare delle cose uniche, bellissime. Dai, rientra dentro, non voglio distruggerti. Grazie Maya, grazie, bellissimo, è strapezzato anche questo qui, davvero davvero unico, mai visto. Poi ci sono due barattoli di pigmenti perlati, colore rosso matto e questo qui. Guardate che bello, i pigmenti poi servono sempre, grazie Maya. Quindi c'è questo rosso e poi c'è questo qua che è il pigmento color bianco perlato, semplicemente. Anche questo molto molto utile, non riesco perché non si sa mai, esplode tutto, insomma. Quindi anche questo qua. E abbiamo terminato la prima mega bustona in cui Maya aveva messo tante tante cose, ma io ne vedo ancora un'altra gigantesca. Eccola qua, oddio! Ok, ho uscito tutto quello che c'era nel pacco. Dobbiamo aprire questa mega busta e scoprire cosa c'è dentro. Allora, vediamo un pochino. Qui c'è un pacchetto, tutto minuziosamente sempre chiuso, quindi bravissima Maya. Vediamo cosa c'è qui dentro. Oh, conchiglie! Mi ha mandato anche delle conchiglie perché sa che amo le conchiglie. Bellissima questa qui. Oddio,
Oddio, che bella, grazie, bellissima da aggiungere alle mie mega collezioni di conchiglie. Poi qua dentro ce ne sono altre, sì, perché le sento. Aspettate che non riesco. Eccole qua, che belle. Oddio, che profumo di mare. Qui ci sono altre conchiglie, queste qui sul normale, insomma, la forma classica che io utilizzo tra l'altro tanto, quindi grazie, grazie, grazie. Poi qui ci sono, immagino che siano tutte conchiglie in quest'altra busta. E ce ne sono tantissime altre. Che belle anche queste, guardate, sono bellissime. Quindi ci sono queste. Io poi mi andrò a mettere tutto a posto, promesso, perché altrimenti io perdo tutto in tempo zero. Purtroppo io perdo le cose, ma non sono io che le perdo, sono le cose che spariscono da sotto il mio naso, io ne sono certa. Poi vediamo qui dentro. Qui dentro ci sono tutte queste qui più piccoline, bellissime queste, davvero davvero bellissime. Guardate che belle! Amo queste conchigliette, io le amo tantissimo. Grazie Maya, grazie, grazie di cuore. Poi vediamo. Ce n'è un'altra. Ce ne sono altre piccoline. Oh, che bel colore queste! Fatte a chiocciola. Poi, mi sa che ce n'è una gigantesca perché la sento. Oh, che carina questa qua, è bellissima. Davvero, davvero bella anche questa. Guardate, gigante da poter mettere anche in questo verso, così sembra che si stia tipo chiudendo. Bellissima anche questa maglia. Grazie, grazie, grazie. Immagino tu abbia visto il mio video in cui facevo vedere lo spacchettamento delle conchiglie. Poi c'è questa qui, anche lei quanto è bella, quindi un'altra tutta sul bianco, bellissima anche questa qua. E queste sappi che molte di loro vanno nella mia personale collezione perché sto cercando di creare una cosa un po' particolare, un piccolo pensiero, perché tutto questo che cos'era? Non lo era. Vediamo, vediamo. Oh, che carine anche loro, bellissime. Oddio, guardate questa com'è bella. Oddio, qua dentro ci vuole tipo una sirena che si attorciglia tutta questa conchiglia all'interno. Davvero bellissima. Bellissime anche queste, le lascio qui. E poi ce ne sono altre due, immagino conchiglie giganti perché si vede da come sono incartate. Ce n'è un altro paio di queste grandi. Guardate che belle, guardate questa dentro com'è bella. Sembra bruciata, è bellissima. Davvero, davvero bellissima. E poi qua, direi che ce n'è una, forse la più grande di tutti. Sì, sempre in coppia. Guardate com'è grossa. Oddio, che bella. Io amo queste cose, vi giuro, le amo. Guardate come sono belle. Oddio, qua con queste mi esce tipo il reggiseno di Ariel. Me le stavo provando. Sì, funziona bene, bene. Solo Nina prova queste cose in diretta. Va bene, è normale. Tutto è normale. Sono bellissime. Sono fantastiche. Grazie, Maya. Grazie. Grazie per avermi mandato tutto questo ben di Dio. Tutte queste cose che utilizzerò sicuramente. Io vi ricordo che il pacchetto di oggi mi è arrivato dalle mani magiche di Maya. Vi ricordo che il link del suo Etsy shop lo trovate qui sotto nell'info box. Così se avete visto qualcosa che può interessarvi, ops, potete tranquillamente contattarla, acquistare nel suo Etsy. Insomma, potete fare tutto quello che volete. Io vi mando un mega gigantesco bacione ed un bacione immenso a Maya, la quale ringrazio di nuovo tantissimo. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti.